Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo una ricetta un pochino diversa, ossia una pietanza. Ho pensato di fare degli involtini farciti. Vedrete che è facilissimo, andiamo subito a vedere come si fa. Per realizzare i nostri involtini avrete bisogno di un pochino di cipolla tritata, 4 foglie di alloro, ovviamente il vino bianco. Avrete bisogno di bacche di ginepro, che sono queste palline, scamorza affumicata, prosciutto cotto e naturalmente la nostra fesa di tacchino. Aggiungete cipolla tritata, foglie di alloro e un pochino d'acqua. Io non aggiungo olio in questa ricetta, se voi preferite l'olio potete al posto dell'acqua aggiungere l'olio. Io preferisco fare una cosa più leggera. Facciamo rosolare cipolla, alloro e aggiungiamo anche le bacche di ginepro. Io ne metto solitamente 4 o 5, non di più. Dopodiché facciamo rosolare lentamente tutti questi ingredienti e andiamo nel frattempo a preparare i nostri involtini. Per realizzare gli involtini avrete bisogno di scamorza affumicata tagliata a dadini, prosciutto cotto e ovviamente la fesa di tacchino. Quindi cominciamo subito mettendo la nostra fetta di fesa di tacchino su un tagliere. Io utilizzo un tagliere di legno perché mi viene molto più comodo, però ovviamente potete anche utilizzare semplicemente un piatto. Dovrete mettere una fetta di prosciutto cotto sopra alla fesa di tacchino e aggiungere qualche dadino di scamorza affumicata in questo modo. Adesso arrotolate la fetta così e per tenerla ferma mettete degli stuzzicadenti ed ecco pronto il vostro involtino. Ovviamente il procedimento è lo stesso per tutti gli altri involtini, quindi li prepariamo e poi vi faccio vedere come procedere. Adesso che abbiamo preparato tutti i nostri involtini, vediamo come procedere nella cottura. Una volta rosolata la cipolla con l'alloro e le bacche di ginepro, possiamo andare ad inserire nella pentola i nostri involtini, facendo attenzione ovviamente a non disfarli. Li lasciate cuocere per qualche minuto girandoli di tanto in tanto. I nostri involtini sono abbastanza scottati al punto giusto. Adesso dobbiamo aggiungere il vino bianco. Direi che più o meno mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungete il vino bianco a fuoco abbastanza, diciamo, non al massimo, però insomma a fuoco medio. Fate cuocere a fuoco medio, coprite con un coperchio e girate di tanto in tanto. A metà cottura, se vi piace, potete aggiungere una spolverata di rosmarino, proprio una spolverata, altrimenti se non vi piace potete lasciare così. Mescolate ovviamente e lasciate cuocere. Questi sono i nostri involtini cotti, finiti e pronti da mangiare. Buon appetito!